Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una piccola storia. Ad un giovane era stata promessa per la sua festa di laurea un'auto nuova, fiammante. All'uscita dall'università, felice con il diploma di laurea sotto il braccio, corse dai genitori che lo acclamarono e festeggiarono. Quindi finalmente la festa con gli amici e... alla fine della festa, niente sorpresa. Quale amarezza quando semplicemente vide suo padre con un libro in mano, appena ritirato nella vicina libreria. Aprì il pacchetto e vi trovò una Bibbia. Il giovane neodottore scagliò rabbiosamente il libro fuori dalla finestra e non rivolse più la parola al padre. Purtroppo il padre, pochi giorni dopo, improvvisamente morì. La notte del funerale, mentre rovistava tra le carte della scrivania paterna, trovò quella Bibbia che gli aveva regalato il giorno della laurea. In preda ad un vago rimorso, decise di aprirla. Lesse la bellissima dedica che il padre gli aveva scritto e iniziò a sfogliare il libro, fin quando, sorpresa, scoprì tra le pagine un assegno datato il giorno della laurea con l'importo esatto dell'auto promessa. Morale di questa storia. Questo padre ha voluto far capire a suo figlio che il tesoro più prezioso che possiamo incontrare è l'amore di Dio, che la Sacra Scrittura ci viene a narrare. L'incontro con Gesù e con la sua parola, la tua vita può cambiare. Che il buon Dio ti benedica.